Allora Presidente, un'estate in cui si è lavorato per approntare una squadra che veramente è stata definita un dream team? Sì, assolutamente sì, ci piacciono le sfide e credo che almeno sulla carta sicuramente l'abbiamo vinta questa grande sfida. Il campo ci dirà se avremo avuto ragione o meno, però penso e non penso di non sbagliare nel dire che questa sarà la Lube più forte di sempre. Una Lube più forte di sempre, fatta in maniera certosina, si è andata a prendere il meglio in ogni reparto? Assolutamente sì, siamo convinti perché da qualche anno la nostra politica comunque è quella di andare a cercare gli atleti ma anche gli uomini. E quindi se siamo convinti che un atleta sia anche, rispecchi anche moralmente, umanamente le qualità che noi cerchiamo, è l'atleta che fa per noi. Se ricomincerà la stagione, come d'altronde era finita a Perugia, questa volta in palio la Supercoppa? Assolutamente sì, sarà un impegno che verrà praticamente a distanza di pochi giorni dal raduno ufficiale di tutta la squadra, perché poi un Bruno della situazione per esempio arriverà sicuramente solamente qualche giorno prima perché sarà impegnato nei mondiali come quanto regna stesso eccetera, quindi non sarà certamente facile per noi, però sarà importante cominciare bene col piede giusto. Fabio Palazzo alla Lube, prime impressioni da biancorosso? Sicuramente delle bellissime impressioni, comunque ho già fatto un giro nella città e mi sono trovato subito benissimo e poi in questo palazzetto sicuramente sarà bellissimo giocarci e c'è un pubblico sicuramente molto caldo. Oggi la presentazione, tanti tifosi ad accoglierti. Sì, sono stato molto contento, siano stati tanti tifosi e li ringrazio e ringrazio anche la società. Arrivi giovanissimo in un top team, che effetto ti farà giocare a fianco di gente che fino a ieri ti prendeva pallonate visto che giochi libero? Eh sì, sarà una sensazione un po' diversa e comunque giocarci assieme sarà sicuramente bellissimo giocarci assieme a dei giocatori e dei campioni di alto livello. In azzurro hai già incrociato Osmani e Cesta, ti hanno già parlato di questa società, di questa squadra, delle ambizioni che troverai a Lube. Sì, mi hanno già parlato, soprattutto più con Chester che Osmani, e ha detto che comunque mi troverò benissimo in questa società e ci sarà tanta voglia di fare bene. Ricevi un'eredità pesante, quella di Genia Grebennikov. Sono molto consapevole di sostituire questo grandissimo campione e che è, se non il più forte del mondo, secondo me.